Liborio Zuppardo, arrivi a Gubbio, indossi la maglia rossoblu e fai gol. Le sensazioni? Molte positive. sono molto contento, dai, si può tutto quando fai le sorde e poi fai gol. Peccato per il risultato, però è stato un buon pareggio, dai, avevamo qualche assenza e speriamo di continuare nel nostro cammino. A Gubbio c'è un bello stadio, un grande allenatore, un grande gruppo, purtroppo c'è anche Daniele Ferrimarini. La sfortuna è stata anche quella, però speriamo di lavorare bene, dai. Bisogna tenerselo, insomma. Daniele, purtroppo ci sei anche tu nel Gubbio. Purtroppo sì, ho rincontrato Liborio Zuppardo, oltre a fare gol è un grande amico. Daniele Ferretti, purtroppo ti tocca anche te stasera. Siamo una banda. Ecco, siete una banda. Manca solo chi suona il rock. Per fortuna. Allora Daniele, la telecamera è di là. A questo Natale. Volevo augurare un buon Natale a tutti. E soprattutto anche il piccolo, no? Sì, sicuramente. Come va? Come va in casa? Tutto bene, tutto bene. Signor Barbosini, se ci dice chi le fa i capelli, ci pensiamo noi a Menai. Guarda, è colpa di uno di Selci Lama, me li fa lui i capelli. Uno di Selci Lama? Sì, è colpa sua. Nome e cognome che mandiamo alla squadra. Non si può dire, non si può dire. Si può dire, perfetto. Adesso parliamo con un bomber vero, Lorenzo Crocetti. Allora, ci sei andato vicino, ti ha fatto un miracolo, quello è in odore di santità Cipriani, il portiere del Viareggio, però è solo rimandato l'appuntamento con i gol. Sì, ma va bene così, dai. Prendiamo intanto questo punto, poi ci facciamo le feste, auguriamo anzi a tutti i tifosi un buon Natale e poi ci ritroviamo il 27 per lavorare e amalgamarci ancora di più. 5 mesi, quanti gol prometti? No, non faccio queste promesse. Purtroppo nel Gubbio c'è anche Marco Croce. Oh, eccolo va, Marco Croce. Salve, buonasera. È vero che sei il bello della squadra? No, non è vero, non lo so. Chi l'ha detto? No, lo dicono le donne. Io no, non è vero. Tu mi dai troppi appellativi che non so veri. Miralem, no. Ti conoscono mai per sì, Miralem. No, non è vero. Comunque gli auguri a buon Natale. Tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Colombo. Allora, noi ti abbiamo fatto un regalo di Natale. Io, Marco Croce, Daniele Ferrimarini e Liborio Zuppardo. Ti abbiamo fatto un regalo di Natale. Una bella trousse piena di doposole. La risposta ce la dai domani, non ti preoccupare. Bravo che hai buttato qui. Cuccia, allora, se ci spieghi chi ti fa i capelli. Da solo. Sono Berico. Dalla Sicilia, cioè li fai giù e vieni su. Certo, sì. Parrucchiere speciale. Per complimenti. Buonasera. Che cosa può dire ai tifosi del Gubbio? Lei è molto seria, una persona seria. Cosa ci fa qui dentro? Cioè, visto che è molto serio. Io faccio lo stronzo, no scherzo. No, nel senso, sì, certo. Niente, sto aspettando di mangiare. E speriamo che questo sia un 2016 pieno di gioie e di vittorie. Parla come un libro stampato, complimenti. Io non so parlare italiano, però è un bel ragazzo. Parlo io arabo, c'è problema. Narabohi tarabah. Non capisco neanche l'arabo. Neanche l'arabo capisco. Senti, le tue condizioni come sono? Sei sulla via della ripresa? Sì, ci siamo quasi, sto per recuperare. Bene, perfetto. E adesso sto dando le spalle, passo da di là. Attenzione. Buonasera. Può dire tutto quello che vuole, basta così, grazie, non c'è problema. Andiamo avanti, facciamo gli auguri di buon Natale. Auguri a tutto Gubbio. Buonasera. Gli auguri di buon Natale? Sì, auguri di buon Natale. Magari si presenti che non tutti la conoscono. Sono Alessandro De Grassi e volevo augurare un buon Natale a tutti i tifosi del Gubbio. Perfetto, andiamo avanti ancora. Sì, tagliamo. Nome e cognome, ruolo? Jacopo Sciamanna, attaccante. Gli auguri di buon Natale? Auguri a tutti i tifosi del Gubbio.
Perfetto, allora adesso facciamo il primo stop pubblicitario, linea alla regia, ci sentiamo a frappè.